In vista del lungo weekend di Ferragosto, la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha innalzato i propri livelli di guardia, intensificando ulteriormente gli sforzi del personale e delle unità navali già in campo per l'operazione Mare Sicuro 2016. La Capitaneria arriva a questo appuntamento forte di un percorso intrapreso già all'inizio della stagione estiva, nei primi mesi di maggio, nei primi giorni di maggio e di giugno, quando ha partecipato a una serie di iniziative volte a favorire quella cultura dell'andare per mare in sicurezza e della sicurezza della navigazione, organizzata in collaborazione con altri enti e associazioni come ad esempio la Lega Navale Italiana. Ma soprattutto la stagione estiva è stata caratterizzata da quello che abbiamo definito il cosiddetto pacchetto sicurezza, una serie di norme di ordinanza che sono state emesse quest'anno per disegnare le regole legate alle attività turistico-balneari che si svolgono nel circondario marittimo di Mazara del Vallo. Mi riferisco alle ordinanze per la disciplina delle immersioni subacquee, per la locazione e il noleggio dei natanti da diporto e soprattutto alla nuova ordinanza di sicurezza balneare che ha rivisto le regole per la fruizione del bene mare sia sulle spiagge che a mare, rivedendo, unificando la fascia riservata alla balneazione, individuando i limiti e la velocità delle unità da diporto in prossimità della costa e tutta una serie di altre norme legate al salvamento e alle altre attività che si svolgono sulla spiaggia. A corollario di queste norme abbiamo emesso altre ordinanze come quella che disciplina l'accesso alla cosiddetta cala spaghetti per andare incontro alle esigenze dei portisti mazzaresi o quelli per la pratica di uno sport quale il kitesurf per la quale è stata individuata un'apposita area all'altezza di Capofeto in modo da evitare incidenti e soprattutto creare quelle condizioni di sicurezza sia per la balneazione che per chi ama praticare questo sport. Abbiamo detto che è stato creato quel pacchetto di sicurezza finalizzato appunto a garantire una serena e sicura fruizione del bene mare. È chiaro che al di là dello sforzo dell'autorità marittima, al di là delle sinergie istituzionali che vi possono essere con altre forze di polizia, è necessario, indispensabile la collaborazione di tutti i cittadini che con il proprio senso civico, il proprio senso di responsabilità devono contribuire al rispetto delle regole e a far sì che la principale festività estiva sia vissuta con serenità nel migliore dei modi e senza che accadano incidenti. Per quanto riguarda l'autorità marittima, noi faremo da coordinamento in mare per tutte le situazioni d'emergenza che si potrebbero appalesare. Abbiamo una sala operativa attiva 24 ore su 24 con personale specializzato pronto a mollare gli ormeggi e a dare incontro al diportista in difficoltà qualora dovessero arrivare le chiamate di soccorso o telefonicamente attraverso il numero blu 1530 specifico per le emergenze in mare o attraverso i canali radio tipo il canale 16 VHF per le chiamate via radio. Esiste un'organizzazione collaudata capace di intervenire immediatamente in pochi minuti laddove si rende necessario, proprio perché l'obiettivo di tutti è quello che la stagione estiva, l'estate, venga vissuta serenamente e nel migliore dei modi. E all'attualità i risultati ci stanno dando ragione. Speriamo di arrivare a fine estate con lo stesso risultato, lo stesso bilancio.